Bene amici della Sound & Word, collegare la vostra PlayStation in attuno o il vostro firewall in PPPoE, con questo nuovo video della Sound & Word non sarà più un problema, scopritelo in questo video. Bene amici della Sound & Word, benvenuti in questo video dedicato a tutti gli amanti del gaming online e anche un po' a chi cerca una configurazione un po' di nicchia. Oggi parliamo di una configurazione che va bene su tutta la serie Archer di TP-Link, quindi che voi abbiate un Archer di 2, un Archer di 5, un Archer di 7, oppure anche dei router, è il posto giusto. Oggi che configurazione faccio? Faccio una configurazione per gli amanti della NAT 1. Amanti della NAT 1. In moltissimi mi avete chiesto cos'è la NAT 1, come si fa ad avere, se va bene la NAT 2, se va bene la NAT 3. Intanto partiamo dal presupposto che se siete dei giocatori online e su PlayStation 4, PlayStation 3 avete NAT 3, allora dovete necessariamente seguire questo video. La NAT 3 insomma è un po' non va bene, dovete necessariamente forwardare le porte, dovete assolutamente seguire questo video. Prima dicevo che va bene anche per persone che magari non cercano necessariamente di giocare alla PlayStation. Infatti se avete necessità per esempio di mettere un firewall nella vostra rete locale e non potete avere due NAT, perché va bene insomma, ma chi ha detto al lavoro ha capito cosa intendo. Allora questo è il posto giusto per evitare due NAT e per averne quindi un'unica grande rete, insomma per abilitare insomma quello che Netgear chiama il PPPoE Relay sul modem router. TP-Link infatti non lo chiama PPPoE Relay, infatti è un po' una configurazione particolare che ho testato da circa una settimana. Più che altro in molti me l'avete chiesta e ho voluto sperimentare come si potesse veramente realizzare questo tipo di connessione. Ma bando alle ciance, partiamo subito con la configurazione. Per prima cosa, una volta attaccata il doppino della DSL nel vostro modem router, questa sarà la schermata che vi ritroverete. In realtà non so se TP-Link qui mette una connessione già bridge, ma lo vedremo dopo. Per prima cosa dobbiamo andare a crearci la connessione, perché ora abbiamo la portante, vedete i valori sono su, ma di fatto non abbiamo internet. Non vi fidate? Ve lo dico io. Quindi andiamo qui in Quick Setup, facciamo Next, selezioniamo il nostro fuso orario e la nostra regione, ma non sono propedeutici, quindi fate Next. Qui dovete necessariamente impostare No, I want to configure the internet connection myself. Una volta fatto Next, eccolo qua. Questa è la schermata dove necessariamente dovete configurarla in base al vostro gestore. Qui mettete Other e configuriamo tutto a manina. 8:35 per quanto riguarda la connessione di Tiscali, e dovete necessariamente mettere PPPoE, perché il PPPoA non ve lo permette di fare questo modem. Soltanto che conosca io, Drytec Vigor con il suo VR260 mi pare, eventualmente ve lo metto in descrizione, permette di fare il bridge con il PPPoA over ATM. Facciamo successivamente Next. Anzi, vi dico un attimino magari qualche altro gestore che tipo di connessioni utilizza. Per esempio, se avete il gestore FastHub, qui dovete necessariamente inserire 8 e qui 36. La connessione che utilizza FastHub è Dynamic IP e anch'essa permette la NAT 1, quindi non vi preoccupate. Se avete Tiscali dovete mettere PPPoA, ma come vi ripeto non potete perché questo modem non prevede il bridge con il PPPoA, quindi dovete mettere PPPoE e per Tiscali essere 8:35. Se per esempio avete Infostrada va bene lo stesso così. Questa è la configurazione che va bene anche per Infostrada, va bene anche per Telecom e va bene anche per altri gestori. Fate Next. Qui per Tiscali sono propedeutiche, per Teletu sono propedeutiche, per Infostrada, Telecom e FastHub, beh Fast non vengono neanche richieste, e invece per altri gestori non ne ho idea, chiederete al vostro SP provider. Insomma qui cosa dovete inserire per Tiscali? Per Tiscali dovete inserire le credenziali che servono per accedere a internet, quindi non servono admin, quelle che servono per entrare nel modem. Insomma qui servono le credenziali che il gestore vi rilascia a seguito di un abbonamento. Io chiaramente le ho le mie credenziali di Tiscali, ma per motivi di privacy non le posso inserire, quindi Alessandro Tech World, queste chiaramente sono inventate, @tiscali.it, e sarà una password che poi vi hanno dato. Per esempio io metto 1 2 3 4 5 6 7 8, ma chiaramente non è quella corretta perché ripeto, essere password propedeutiche, non sono password inventate. Fate successivamente Next, qui fate ancora Next, fate ancora Next e qui fate ancora Save. Qui adesso ho messo delle credenziali per quanto riguarda la connessione WAN, quelle che vi dicevo poco fa, errate, quindi chiaramente ora non avrò internet, ma voi non vi dovrete preoccupare perché se avete fatto la procedura in maniera corretta qui sarà tutto a posto. Andrete successivamente in status e nella riga vostra relativa la vostra connessione avrete connected. Wow, avete internet, ma ancora non abbiamo fatto il passaggio necessario per connettere la vostra PlayStation Firewall eccetera in direttamente PPPoE al vostro modem router. E quindi il gamer avere la NAT 1, per il networking invece evitare due NAT. Andate in network e qui dovete necessariamente aggiungere una connessione. Quale? Dice non puoi avere PVC doppi. Ma io non voglio PVC doppi, io ti creo un bridge. Faccio salva, 8:35 sempre, ed ecco qui, ho creato un bridge che chiaramente
chiaramente sempre connesso, questa è la configurazione che vi permetterà di avere Nattuno con la vostra PlayStation 4. Ma ora la domanda sorge spontanea: che configurazione dovete fare sulla vostra PlayStation 4 affinché possiate collegarvi in Nattuno? Dovete fare una connessione PPPoE con le credenziali che vi ha dato il gestore, quindi per Tiscali le sono propedeutiche, per Alice sono Alice ADSL, Alice ADSL, per Infostrada sono benvenuto e ospite. Fate next, next, next sulla PlayStation, dovete fare null'altro e vi collegherete in Nattuno al modem router. Bravi, ce l'avete fatta, finalmente le porte saranno tutte aperte, perché non serve forwardarle. Con la Nattuno non dovete assolutamente forwardare nessun tipo di porta. Ora vi recherete nel menu DSL Settings, che è nel menu Network, e toglierete queste spunte Enable Bitswap e Enable SRA. Le dovete togliere, qui potete lasciare tranquillamente così, e qui se non sapete in che modulazione andate, lasciate pure Auto Sync Up. Ops, ho sbagliato. Lasciate pure Auto Sync Up. Fate poi clic su Save. Io queste sono configurazioni che già faccio e sono in ADSL 2 Plus, lo so. Facendo così fate salva, cadrà la connessione. Una volta ritornata la connessione avete finito, non dovete fare null'altro. Infatti in forwarding qui non dovete aprire nessun tipo di porta, la DMZ dovete lasciarla disattiva, non serve a nulla. Avete finito la configurazione per avere il Nattuno. Beh, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividete con più amici, insomma se vi è piaciuto il video un pollicione in su, se non vi è piaciuto un pollicione in giù, ma spero vi sia piaciuto, condividetelo con più amici possibili, magari anche su forum dove ci sono delle persone come voi che necessitano di questa particolare configurazione. Scrivetemi sotto se avete delle domande, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao ciao.